Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Bonjour, aujourd'hui je vais me présenter, je m'appelle Irene, j'habite à Naples et j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais parler comment j'ai appris le français. Si vous aimez, restez e regardi. Ehi, bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo qui in un nuovo video sul mio canale. Ho cambiato inquadratura, infatti sto riprendendo ciò che vedo io, insomma, quando registro, anziché ciò che vedete voi, quindi la porta. E spero che questo tipo di inquadratura vi possa piacere. È un esperimento, infatti non so se la luce sarà giusta, se si vedrà bene, se si vedrà sgranato o cose del genere. Però boh, volevo provare comunque a cambiare inquadratura per cambiare anche la posizione comunque in alcuni video. Mi scuso per l'ombra qua, ma come vedete c'è il muro, quindi non potevo mettere un'altra luce, mentre ho una luce qua e una luce dietro. Comunque, un paio di mesi fa avevo fatto un video su come ho imparato l'inglese, dove vi spiegavo appunto come ho imparato l'inglese e come faccio a parlarlo più o meno bene. Bene, ho visto che questo video comunque vi è piaciuto, eravate interessati e quindi ho deciso di fare un altro video del genere, però questa volta parlando di come ho imparato il francese. Ovviamente se devo preferire una lingua tra le due è ovvio che scelgo l'inglese, però anche il francese comunque ha la sua importanza e soprattutto ha la sua valenza soprattutto nel campo turistico. Quindi, come ho imparato il francese? Beh, il francese l'ho imparato principalmente a scuola. E sì, ragazzi, a differenza dell'inglese che l'ho imparato principalmente giocando ai videogiochi e guardando serie TV in lingua originale, il francese l'ho imparato principalmente a scuola, perché ho avuto la fortuna di trovare comunque delle insegnanti che, appunto, facevano il loro lavoro. Ho iniziato a studiare francese alle medie, ma in realtà già in quinta elementare avevo frequentato un Pont Pomeridien che mi permetteva di iniziare a imparare un po' il francese e le cose basi, quindi come ti chiami, quanti anni hai, dove vivi e cose del genere. Quindi arrivata in prima media comunque già conoscevo qualche parola e già ero un po' avvantaggiata rispetto al resto della classe. Comunque sia, per tutta la durata delle medie ho avuto un'ottima insegnante di francese, infatti sono uscita alle medie con un'ottima base di conoscenze soprattutto della grammatica francese. Quindi poi sono arrivata in primo superiore e lì abbiamo ricominciato di nuovo tutto da capo, quindi ovviamente anche la grammatica e tutto il resto. Il primo e il secondo anno li abbiamo passati appunto facendo la grammatica francese e tutto quello che avevamo comunque già studiato alle medie, mentre al terzo anno in poi si fa francese per quanto riguarda il proprio indirizzo scelto. Per esempio io vado al turistico, quindi abbiamo fatto francese turistico. Abbiamo iniziato francese turistico, quindi ho avuto la possibilità comunque di imparare nuovi modi di parlare, tra virgolette, di esprimersi, nuove frasi e cose che interessano prettamente il settore turistico. Però comunque abbiamo continuato anche a studiare la grammatica e tutte le cose del genere. In terzo anno sempre c'è stata la madrelingua francese che ha fatto lezione con noi, una ragazza davvero simpaticissima con cui ho ancora contatti comunque su Instagram e su Facebook, e niente, mi manca tantissimo. Infatti ci siamo divertiti un botto durante le sue lezioni eccetera, e penso che sia stata un'esperienza davvero utile per migliorare soprattutto la pronuncia. Comunque in primo, in secondo e in terzo anno ho avuto sempre la stessa professoressa di francese, mentre il quarto anno ho cambiato professoressa di francese, infatti ho una nuova professoressa che ho da allora, insomma adesso è la mia attuale professoressa ancora. Comunque in quarto anno abbiamo continuato a fare le lezioni eccetera come al solito, questa volta però senza madrelingua. Però la professoressa ci ha offerto, tra virgolette, di fare il B1 di francese, quindi il DELF, per avere una certificazione di lingua. Ha chiesto chi fosse interessato e solamente io e un'altra mia compagna di classe abbiamo accettato. Comunque devo ringraziarla davvero di cuore, perché probabilmente senza di lei in questo momento io non avrei il certificato B1. Come vedete qua, e come vedete, ho raggiunto un punteggio di 84 su 100. Quindi devo dire che non mi lamento, anche perché è una certificazione di lingua che varrà per sempre e che mi aiuterà sicuramente in futuro per trovare un lavoro o cose del genere. E niente, adesso in quinto anno stiamo continuando a fare quello che stiamo facendo. Comunque avete capito, insomma, che devo tutto ciò che so di francese alle mie docenti di francese in giro per il mondo. Comunque sì, se volete un video a parte su come ho affrontato il DELF, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché sarei ben felice di portarvelo, perché ragazzi, fidatevi che c'è da ridere. E niente, quindi questo era principalmente il modo in cui ho imparato il francese. Non mi sto qui a dire che ho guardato serie TV in francese o video in francese, perché
chi si vede video in francese o le serie TV in francese, io non lo so. Comunque, sì, se volete imparare il francese, l'unico modo è studiarvelo. No, scherzo, potete farlo anche in altri modi, però quello più proficuo, secondo me, è questo, di studiarlo con persone adatte. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se cosa è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!